Buongiorno e buona domenica ai nostri telespettatori, ben ritrovati a Prima Notizia, immancabile appuntamento mattutino con l'informazione. Le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che noi andremo a leggere insieme per rimanere informati sui fatti di questa domenica 26 febbraio. Vogliamo cominciare da una buona notizia: la lucana Mirna Mastronardi, fondatrice e attualmente vicepresidente dell'associazione Agata Volontari contro il cancro, è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica. Mastronardi riceverà l'onorificenza il 24 marzo in Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo Isabella D'Andrea. Anni di impiego senza riserve al fianco di chi si è ritrovato costretto ad affrontare una battaglia complessa e spesso insuperabile, quella con il cancro. Per aver intrapreso attività di volontariato volte al sostegno dei pazienti oncologici, garantendo loro il diritto alle cure necessarie. Con questa motivazione, la lucana Mirna Bruna Mastronardi sarà insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La fondatrice e vicepresidente dell'Associazione Agata Volontari contro il Cancro riceverà l'onorificenza dalle mani del Capo dello Stato il prossimo 24 marzo nel corso di una cerimonia che si terrà al Quirinale. Numerose le conquiste ottenute dalla cinquantenne di Pisticci e grazie al sostegno dei volontari di Agata impegnati nelle numerose campagne di raccolta fondi, dall'acquisto del pulmino per il trasferimento presso gli ospedali dei pazienti sottoposti al trattamento chemioterapico, al numero di telefono a disposizione dei familiari che anche in forma anonima possono ricevere informazioni e aiuto, alle campagne di screening oncologico con particolare attenzione alle donne non sempre destinatarie delle giuste attenzioni e delle cure idonee. Il costante dialogo con le istituzioni ha permesso all'Associazione Agata di raggiungere importanti obiettivi, come l'accesso prioritario garantito dall'azienda sanitaria di Matera ai prelievi ematici per i pazienti oncologici e chemioterapici. Una malattia che Mirna Mastronardi conosce molto bene, diventata lo sprono per mettersi al servizio degli altri pazienti senza riserve, e che le ha assicurato l'elezione lo scorso anno nel nuovo comitato esecutivo della Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, che occuperà fino al 2026. Numerosi gli attestati di stima giunti alla vicepresidente di Agata. Un orgoglio per Marconia di Pisticci e per tutta la Basilicata, si legge nella nota di congratulazioni del presidente Vito Bardi, inviata dall'ufficio stampa della Giunta regionale. Mastronardi, ha detto il governatore, è uno stimolo per noi istituzioni a fare sempre di più e meglio nella cura dei malati di cancro e non solo. Cominciamo la nostra rassegna stampa andando a leggere la prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud. In primo piano, come possiamo vedere, c'è lo sport con la vittoria ieri del Potenza. Ora si guarda in su, Serie C, Caturano si conferma uomo della provvidenza, il suo graffio vale la vittoria col Taranto che recrimina per un gol non visto dal guardialine, i lucani allontanano la zona play-out, ora distante 6 lunghezze, in campo ieri anche il Picerno, non finisce mai, pareggio al 93esimo a Viterbo, Ceccarelli su rigore. Ci spostiamo a centro pagina, oggi ricordiamo naturalmente è il giorno delle primarie aperte del PD, dalle 8 alle 20 disponibili 159 seggi per eleggere il nuovo segretario nazionale in attesa della prima assemblea regionale, sfida tra Bonaccini e Schlein. Dopo la consultazione tra gli iscritti al ballottaggio di oggi, partecipazione aperta a tutti gli elettori. E De Filippo esce allo scoperto, voterò il governatore emiliano. Vito De Filippo, ricordiamo che nella precedente consultazione aveva sostenuto invece l'ex ministro De Micheli. Sistema Basilicata, il PM chiede condanne per l'avvocato De Bonis e il finanziere D'Apolito. Infrastrutture, Matera Ferrandina, c'è l'intervento di Pietro Simonetti del Centro Studi Economici e Sociali della Basilicata. Ferrovia,
da spesa record. Il mattone di Stato vale quasi 3 miliardi in Basilicata, solo l'1% del patrimonio italiano. E c'è la notizia di cui vi abbiamo dato conto poco fa, eroi civili tra gli insigniti da Mattarella anche la lucana Mirna Mastronardi, che la vediamo nell'immagine, e poi ancora le allarme furti a Potenza, ma come anche in quasi tutti i centri del Potentino, a Satriano, attivate 40 telecamere H24 e fototrappole nei punti nevralgici per stanare i malviventi. Eccola qui la pagina dedicata alla fase congressuale del PD e il giorno delle primarie aperte, PD giornata dedicata all'elezione del nuovo segretario nazionale, sfida Bonaccini-Schlein. In Basilicata 159 seggi allestiti, nel 2019 parteciparono oltre 1,5 milioni di italiani. Intanto i De Filippiani, dopo aver sostenuto la De Micheli nella prima fase al ballottaggio, si schierano a fianco del governatore. Sul versante opposto invece gli speranziani. E poi ancora Italia Viva si radicalizza sui territori, assemblea regionale al Cineteatro Principe di Piemonte di Potenza, e Rosato fa da cerimoniere. E noi ci vogliamo occupare proprio di questo, a Potenza dunque l'assemblea regionale di Italia Viva, alla presenza dei leader nazionali, Bonetti e Rosato, un partito moderato pronto ad ascoltare e valutare eventuali alleanze in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Sentiamo Fabrizio Di Vito. È stato il Cineteatro Principe di Piemonte di Potenza ad ospitare la seconda partecipata assemblea regionale d'Italia Viva, aperta anche al mondo imprenditoriale e ai sindacati per ascoltare proposte per il rilancio della Basilicata. Il partito continua la sua fase di rinnovamento e radicamento nella nostra regione quando ormai manca poco più di un anno alle elezioni regionali del 2024. Presenti i leader nazionali del partito di Matteo Renzi, gli onorevoli Elena Bonetti ed Ettore Rosato, dai quali sono arrivate conferme sull'attuale collocamento d'Italia Viva, che in Consiglio regionale può puntare su due esponenti, Luca Brai e Mario Polese, nello scacchiere politico lucano. Siamo all'opposizione, con un'opposizione però ragionata. Il nostro mandato, quello che i nostri elettori hanno dato ai nostri consiglieri regionali e alla nostra squadra, a livello regionale come a livello nazionale, non è di urlare e di alzare i decibel, ma di risolvere i problemi. E noi siamo chiamati a fare questo, lo facciamo in tutte le istituzioni, a tutti i livelli. Un'opposizione che si misura solo per gridare forte non è un'opposizione utile al paese. Queste invece le proposte per il rilancio dell'occupazione sia a livello regionale che nazionale. Serve affrontare questa fase difficile dell'economia mondiale e anche nazionale con un investimento sullo sviluppo e sulla crescita. Le politiche assistenziali sono efficaci, ma servono per chi non ha possibilità di lavorare, e su questo bisogna investire, lo Stato deve esserci sempre. Poi bisogna creare le condizioni perché i posti di lavoro nascano, si creino, gli imprenditori trovino uno Stato e una regione accanto, e noi lavoriamo per questo. Una delle grandi emergenze, tanto in Basilicata quanto nel resto d'Italia, riguarda la sanità. L'Assemblea ha proposto gli stati generali da tenersi nel prossimo mese di aprile per rilanciare una proposta efficiente per la sanità lucana. Bisogna investire di più in sanità, e l'investimento lo deve fare lo Stato, perché la competenza statale sui bilanci della sanità c'è tutta, e quindi noi chiediamo, lo abbiamo chiesto con forza anche con l'utilizzo di strumenti straordinari di finanziamento come quelli del MES, di mettere più soldi. Dopodiché alle regioni bisogna chiedere di fare scelte, scelte coraggiose, scelte che puntino a una qualità negli investimenti, a cominciare dalla prevenzione, che è la miglior arma per risparmiare. Quando si fa una seria attività di prevenzione sulla sanità, si risparmiano risorse e si salvano vite umane. E stagione congressuale anche per la Lega. Ieri è stato il turno del congresso provinciale di Potenza, che ha eletto alla segreteria Stefania Polese. In collegamento telefonico durante le fasi dell'assemblea che si è svolta al grande albergo di Potenza, anche il leader del Carroccio Matteo Salvini, che si è detto orgoglioso di un partito radicato e vitale, ricordando la propria determinazione da viceministro e da vicepremier, scusate, da ministro, per accelerare, sbloccare e realizzare le infrastrutture necessarie in Basilicata. L'augurio poi di buon lavoro al nuovo segretario provinciale e a tutti i militanti che investono il proprio tempo per la Lega.
Ci spostiamo ancora in edicola, siamo a pagina 2 della Nuova. Sistema Basilicata ha chiesto la condanna per l'avvocato De Bonis e il finanziere D'Apolito. I due erano finiti ai domiciliari nel 2019. Il noto legale potentino ultra ottantenne accusato di aver corrotto l'esponente delle Fiamme Gialle ricompensandolo per alcune informazioni riservate, ma nessun dossieraggio contro Bardi. Eccola qui la notizia di cui vi abbiamo dato conto prima, eroi civili, c'è pure una lucana, Mirna Mastronardi, premiata dal presidente Mattarella e il suo impegno con Agata per i malati oncologici. Andiamo avanti, Ferrovia Matera-Ferrandino, una spesa record. E che fine hanno fatto gli altri 320 milioni? Se lo chiede Pietro Simonetti. Il nuovo intervento appaltato a un'impresa del nord prevede bonifiche, rettifiche, allungamento di gallerie, nuovi viadotti, integrazione e quanto necessario per completare la tratta, perché nuovi viadotti, prolunghe e rettifiche, il sito è sempre lo stesso, ci ricorda il presidente del Centro Studi Sociali ed Economici della Basilicata. Andiamo ancora avanti, il mattone di Stato vale quasi 3 miliardi in Basilicata, solo l'1% del patrimonio italiano. Approfondiamo, gli importi più importanti appartengono alla Lombardia, seguita dal Lazio, le amministrazioni locali, regione, province e comuni detengono la fetta più importante del tesoretto, seguono le aziende sanitarie locali e gli ospedali, a cui tocca il 13%. E noi andiamo avanti con i nostri servizi, anche i non vedenti potranno scoprire la bellezza del magnifico sarcofago di Rapolla esposto nel castello di Federico II di Melfi, munito di pannello tattile. L'iniziativa nata dalla collaborazione tra la direzione del castello di Melfi e gli studenti dell'Istituto Superiore Righetti. Sentiamo Vittorio Laviano. Nella 16ª giornata internazionale del Braille, la speciale scrittura in rilievo per i non vedenti, la direzione del Castello di Melfi ha presentato il sarcofago di Rapolla, riprodotto su una tavola della grandezza di un foglio A3, su cui anche senza l'ausilio della vista si potrà scoprire il monumento iconico del maniero di Federico II adoperando il tatto delle proprie dita. Sì, questa è per noi una tappa importantissima all'interno di un percorso ampio che riguarda l'accessibilità, non fisica perché il nostro castello al 95% è accessibile, sono state abbattute le barriere architettoniche, ma accessibilità cognitiva e sensoriale. Nel dicembre del 2021 abbiamo inaugurato la mappa multisensoriale del museo ed il modello architettonico del castello, oggi aggiungiamo un ulteriore tassello, il pannello multisensoriale della nostra opera iconica, e cioè del sarcofago di Rapolla. È un pannello in braille, è munito però anche di QR code con il racconto in italiano, in inglese e in LIS. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore Righetti di Melfi. È un progetto di inclusività dove gli studenti hanno la possibilità, grazie ai nostri laboratori e grazie ad alcune discipline tipiche dell'indirizzo dell'Istituto Tecnico, sia di meccatronica che di elettronica e elettrotecnica, utilizzare la metodologia della modellazione BIM. In pratica hanno creato virtualmente il museo in 3D per poter essere fruito da casa, da poter vedere tutti i particolari e approfittare di questa visione per cercare di apprendere maggiormente quello che è poi ciò che si va a visitare. Questo progetto è partito come digitalizzazione, quindi realizzazione di gemelli digitali di ambienti, e grazie alla lungimiranza della nostra preside abbiamo acquistato delle attrezzature tali da permetterci di digitalizzare sia interni che esterni. Abbiamo stipulato una convenzione per poter realizzare l'intero museo archeologico del Melfese in maniera digitale, visitabile da chiunque anche online, in maniera tale da abbattere tutte quelle che possono essere delle barriere per la fruizione di un bene così importante. Quindi la soddisfazione dell'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore all'inclusione Adriana Gallo. La realizzazione di questo pannello multisensoriale rappresenta l'eliminazione delle barriere fisiche e soprattutto delle barriere culturali, favorendo la comunicazione accessibile a tutti. Quindi il nostro museo diventa ancora più accogliente ed inclusivo. Grazie.
Infine, la soddisfazione della Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Basilicata. Poter mettere le mani su un'opera d'arte di un tempo e mettere le mani sul laddove le mani dell'artista hanno costruito quest'opera ha un valore di conoscenza importantissimo, ma anche un valore emotivo. Poi la rete che si sta costruendo con la direzione musei, gli enti locali e anche l'agenzia educativa che è la scuola è straordinaria dal punto di vista delle interconnessioni. Come si fa per accedere a questa possibilità? Venire qui al museo e al castello e mettere le mani sia la mappa visivo-tattile del sarcofago di Rapolla, ma anche la mappa del museo e anche il modello tridimensionale del castello. E l'invito è per tutti. Per tutti e proseguiamo la nostra rassegna stampa con le pagine della Nuova del Sud. Occhi elettronici contro i furti a Satriano, telecamere attive H24, 40 telecamere, pubblico e privato insieme per dare impulso all'economia di 14 comuni, in arrivo 10 milioni di euro per il marmo melandro. Siamo sulla pagina di Matera e Provincia, l'emergenza Covid è finita, le donne della ginecologia però ora chiedono i propri spazi. Gli amici a quattro zampe potranno fare visita ai loro padroni, sì anche dell'azienda sanitaria di Matera. Aria pulita a Matera, zero inquinanti e metalli pesanti, grazie anche ad un progetto nazionale che è stato avviato dai carabinieri, i risultati del progetto Api in Città presentato dai forestali. La città essenziale tra le 10 eccellenze imprenditoriali italiane premiate a Torino. E prima di passare alla lettura delle pagine sportive, vediamo in video quali sono stati gli esiti delle partite di ieri del campionato di calcio di Serie C. Un sabato positivo per le lucane. Il Potenza batte il Taranto nello scontro diretto al Viviani con una vittoria di misura che allontana la zona play-out in una gara però ricca di polemiche. Picerno pareggia a Viterbo, pareggio deciso da un rigore al 93esimo di Ceccarelli. Il match del Rocchi si chiude 1-1 con l'11 di Longo che sale a quota 43 punti. Sentiamo. Una sofferenza incredibile, 3 punti di platino per il Potenza che contro il Taranto conquista la seconda vittoria consecutiva, anche questa con il minimo scarto dopo quella di Torre del Greco. Zona play-out allontanata ben 6 lunghezze coi rossoblu che sbarcano incredibilmente in zona play-off, condivisa con Avellino, Latina e Giuliano a quota 36 punti. Partita con pochissimi spazi, in uno di questi si infila Di Grazia che cerca Caturano a centroarea. Bella coordinazione di sinistro ma conclusione centrale. Il Taranto risponde dopo la mezz'ora, un errore di Sbraga in costruzione innesca il contropiede di Bifulco. L'attaccante avanza, carica il destro e va alla battuta. Gasparini para in due tempi. La ripresa si apre con un Potenza più convinto, Di Grazia ruba palla in pressing a Labriola, lo salta in dribbling, la rasoiata dai 25 metri termina a pochi centimetri dal palo. Mister Raffaele prova il 3-4-3 e butta dentro la fantasia di Del Sole, ma il gol del vantaggio è pura casualità. Punizione dalla tre quarti di Cittadino, un rimpallo preme a Caturano che da due passi non sbaglia. 14esimo gol stagionale per il capitano rossoblù. Il Potenza si fa schiacciare dal Taranto e all'81esimo rischia grosso. Su un tiro di Formiconi l'arbitro vede un tocco di mano di Caturano, già ammonito. Per il capitano scatta il rosso con punizione invitante per gli ionici. Labriola scavalca la barriera e centra la traversa, la palla sembra oltre la linea, il direttore di gara segna il gol, ma il guardaline segnala che la palla non ha varcato interamente la linea. Il Potenza si salva tra le proteste degli ospiti. Finale convulso ma non succede altro, il Potenza balza a quota 36 punti e Raffaele vince la sfida con mister Capuano. Il Picerno non molla mai e anche a Viterbo strappa un punto prezioso per la rincorsa al quarto posto, negando la vittoria a una viterbese che conferma il buon periodo di forma. L'11 di Longo parte bene con un break di De Ciancio e la conclusione di Cudà che non crea problemi a Bisogno. I padroni di casa ci provano su corner, lo stacco di testa di Riggio è imperioso ma non inquadra lo specchio. Primo tempo avaro di emozioni, chiuso dalla punizione di Ceccarelli che accarezza la traversa.
Nella ripresa Capitan Esposito suona la carica, bellissimo l'1-2 tra il fantasista e Ceccarelli, la botta di destro è respinta da Bisogno. Ma 10 minuti dopo la Viterbese passa, Barilla verticalizza, la difesa del Picerno è ingannata dalla posizione di Marotta, ma è Polidori a beffare tutti, pallonetto e padroni di casa in vantaggio. I laziali potrebbero raddoppiare sempre con Polidori di testa su corner. Il Picerno non molla e in pieno recupero trova un rigore per fallo nettissimo di Mbaye su D'Angelo. Dal dischetto Ceccarelli è implacabile, palla sotto l'incrocio e festa rossoblu, rovinata solo parzialmente dall'espulsione dello stesso Ceccarelli per un'esultanza con gestaccio dell'ex Avellino verso un giocatore della Viterbese, un punto prezioso per i lucani. I risultati della 29esima giornata del girone C di Serie C. Cerino 1-0, Avellino Virtus Francavilla 0-1, Crotone Turris 0-0, Fidelis Andria Foggia 0-1, Gelbison Giuliano 1-1, Juve Stabia Catanzaro 1-4, Latina Messina 0-2, Monopoli Monterosi 3-2, Potenza Taranto 1-0, Viterbese Picerno 1-1. La classifica. Catanzaro in testa con 76 punti, segue il Crotone a 64, poi Pescara 48, Foggia 46, Cerignola 45, Picerno 43, Monopoli 42, Virtus Francavilla 38, Juve Stabia 37, Avellino, Giuliano, Latina e Potenza 36, Taranto 35, Gelbison 34, Monterosi 30, Messina 29, Turris 27, Viterbese 25, chiude la Fidelis Andria a 20. Eccole qui le due pagine dedicate alla vittoria del Potenza. Caturano toglie le castagne dal fuoco, il Potenza vince una partita sporca che termina tra le polemiche per un gol non assegnato al Taranto, zona playout distante ora 6 punti. E poi ancora la sfida nella sfida, il tecnico siciliano vince ancora il personale confronto col Vate, quarto successo in carriera. Padroni di casa costretti a chiudere la gara con un uomo in meno per l'espulsione del capitano che salterà la trasferta di Francavilla. E poi ci sono gli altri articoli, Armini mostruoso cittadino ingabbiato, Di Grazia ci prova, in sintesi la pagella. Potenza merita la salvezza, Sbraga in poco tempo è diventato perno del rossoblù, quando mi ha chiamato Varrà ci ho messo poco a dire sì. E poi ancora Raffaele, lo vediamo qui nell'immagine, siamo rimasti in gara fino alla fine, il tecnico scherza, sono tutti Zico. La pagina dedicata al Picerno gode con Ceccarelli, il trequartista ci mette personalità, il rigore nel recupero, mantiene Melandrini nelle zone nobili, tutto nella ripresa, Viterbese avanti con Polidori, ma i rossoblù acciuffano il pari in pieno extra time. E cottura con il quotidiano del Sud, in primo piano ci sono le primarie del PD, Speranza tira la volata a Schlein, oggi il voto anche in 159 seggi allestiti in Basilicata per il nuovo segretario nazionale, l'ex ministro contro tutti, da scegliere tra i sostenitori di Bonaccini e della deputata ci sono i quattro componenti lucani dell'assemblea, intanto i renziani di Italia Viva rivendicano autonomia nella scelta delle alleanze. Riconoscimento di Mattarella, onore al merito per Mastro Nardi, madre dell'Onlus contro il cancro. E andiamo ancora con la cronaca prima di occuparci dello sport. Condanne bis per il delitto greco, respinto in appello il ricorso del PM che chiedeva l'ergastolo per i tre imputati. Ma la Lucana, nessuno sconto per Delie, il boss pentito di Monte Scaglioso. E siamo allo sport, vittoria d'oro con un gol fantasma evita il pari per il Potenza, decide Caturano, Picerno indenne a Viterbo, il pareggio arriva all'ultimo assalto. Queste dunque le notizie principali sul quotidiano del Sud. Prima di andare a leggere i quotidiani nazionali, ci sono le previsioni meteo di questa domenica. Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, quando aria molto fredda, gelida dalla Finlandia, traboccherà dalla porta della Bora in pianura padana, sensibile al caldo delle temperature, delle nevicate al nord-ovest a quote bassissime, instabilità anche al centro-sud per una zona di bassa pressione tra la Spagna e la Corsica e Sardegna. Nel dettaglio possiamo notare
la molta nuvolosità che affollerà i cieli dell'Italia. Prossima invece seguente immagine con il maltempo al centro-sud, delle precipitazioni anche a sfondo temporalesco sul basso Tirreno, piogge anche sulle regioni centrali con neve in Appennino. Per quanto riguarda il nord, crollo delle temperature dalla primavera di sabato all'inverno di domenica, nevicate a quote di bassa collina sul Triestino e poi a quote bassissime sull'Emilia, la Lombardia ed il Piemonte. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. E siamo sui quotidiani nazionali, cominciamo con Repubblica che si dedica al congresso del PD. Il giorno più lungo, dice, il voto delle primarie, il partito torna in gazebo per scegliere la nuova leadership. Obiettivo, 1 milione di elettori o sarà flop. Schlein, siamo una comunità bassa uomini soli al comando. Bonaccini, unisco la sinistra per vincere. Dalla Repubblica ci spostiamo sul Corsera, un nuovo piano sui balneari, richieste dell'Unione Europea, governo pronto alle modifiche, sì alle gare ma tutele per i gestori. Il ministro Fitto, dopo i rilievi del Colle, valutiamo le soluzioni migliori, critiche dall'opposizione. Ed eccola qui le primarie, duello Bonaccini-Schlein, PD la conta delle primarie, oggi il voto per la scelta del segretario, il PD sceglie il nuovo segretario che prenderà il posto di Enrico Letta, si sfida Stefano Bonaccini e Ellie Schlein, si può votare nei 5.500 gazebo dalle 8 alle 20 di oggi. E poi vediamo il Vaticano, le scelte, Francesco, i 10 anni del primo Papa globale, si compiono 10 anni di pontificato di Francesco, non sono arrivati a tale traguardo né Giovanni XXIII né Benedetto XVI, Paolo VI, gran riformatore, governò 13 anni. Dal Corriere della Sera ci spostiamo sulla Stampa, primo allarme per Meloni, il governo è troppo diviso, l'esecutivo si corregge sui balneari, gare e compensazioni come voleva Draghi, sondaggio Euromedia, cala il consenso per la Premier, scintille con Lega e Forza Italia. Su Domani le primarie, ancora ultima chiamata per salvare un partito vuoto, dice Domani, oggi le primarie del PD con la sfida Bonaccini e Schlein, due uomini difficili di Enrico Letta. Sul Libero che fa la vittima, la verità sugli studenti, a menare la sinistra, decine di aggressioni a militanti di destra dimenticate da tutti, l'allarme violenza nelle scuole scatta quando fa comodo a PD e soci, la lista degli attacchi proposta da Libero dopo naturalmente l'aggressione che si è verificata al liceo Michelangelo di Firenze, poi il caso Cospito, trovata la prima bomba, ora c'è da aver paura, Cori ancora contro Giorgia, i strani cartelli, le manifestazioni per la pace diventano marce anti-Meloni. Sul Fatto Quotidiano, banchiere e manager, bonus e maxi stipendi da 10 milioni, oltraggi al pudore, Orsel Unicredit prende 7,5 milioni e vuole l'aumento del 40%, ne vediamo qui alcuni di questi, multinazionali idem, mentre i colossi mondiali si premiano per presunti successi green, i nostri big guadagnano sempre più, da Messina a Nagel in 351 superano il milione di euro. Su Avvenire il caso Cospito, da Mattarella il primo richiamo al governo firmato il mille proroghe, ma il presidente chiede modifiche sulle concessioni delle spiagge, in primo piano ci sono i balneari, vediamo qui l'immagine di Cospito, no a Cospito, la Cassazione conferma il 41 bis per l'anarchico del FAI, illegali ora si lascerà morire. Vediamo ancora nella taglio alto, Ucraina, la Cina svela il suo piano diplomatico, Zelensky vuole incontrare Xi Jinping, il C7, sanzioni anche ai paesi che aiutano la Russia, ma il popolo della pace non si arrende.
E siamo sui quotidiani sportivi, cominciamo con Tutto Sport. In primo piano c'è il derby della Mole di Marie Pogba, fuoco Juve, i tifosi chiedono un nuovo contratto per il Fideo e spronano il francese a rientrare col Toro e l'ora dei big. I tifosi al Philadelphia cuore Toro oggi dalle 11:15, porte aperte per incitare i Granata nell'allenamento verso la Juve. Ricci e Ilic sperano, intervista a Berruto, appelli a Cairo e Juric. Sul Corriere dello Sport, Filotto, Napoli, ottavo successo di fila, scudetto in pugno, fenomeno Osimhen, vince anche a Empoli 0-2, standing ovation per l'attaccante nigeriano, autogol di Ismajli, poi ci pensa Victor, a segno da 8 gare, Spalletti lo incorona e il nostro leader Inzaghi scivola a meno 18. E vediamo, c'è una notizia che riguarda la Sampdoria, una testa di maiale, Ferrero minacciato davanti alla sede, anche una lettera su cui la Digos sta indagando. Sale dunque la tensione tra la società e la tifoseria prima della sfida contro la Lazio di domani sera. Sulla Gazzetta Sportiva c'è la questione stadio da realizzare a Milano. L'Inter si fa lo stadio, sorgerà a Milano, è già stata scelta l'area. Il presidente rivela, ho parlato con Singer, lui vuole farlo con noi, e la proposta iniziale era quella di farlo insieme invece al Milan. A Bologna, dove perse il titolo, c'è voglia di Lula, Lukaku, Lautaro, prove di Champions. Questo dunque quanto riportato sulla Gazzetta Sportiva, e con lo sport si chiude qui questo primo appuntamento con l'informazione, che torna sulla Nuova TV alle 10 alle 12 con i nostri TG Flash. Prima del TG, quello in studio dalle 13:50. Dunque ci vediamo dopo, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona domenica.